Grazie anche da parte mia per l'invito e grazie a tutti voi di essere qui. Essere sindaco uscente è per certi aspetti un handicap perché ovviamente tutti ti guardano per quello che hai fatto e quando hai fatto qualcosa che ha scontentato qualcuno è scontento e quando non hai fatto qualcosa che avrebbe accontentato c'è sempre qualcuno di contento. Quindi c'è sempre nella mia situazione una condizione un po' difficile da gestire rispetto a quanta parte della cittadinanza, soprattutto se come nel nostro caso si è cercato di lavorare a favore di tutti e non miratamente a favore di qualcuno. Il senso del lavoro che abbiamo fatto è stato quello di creare un assieme. Noi abbiamo una comunità molteplice, una comunità costituita da persone di lingua, di cultura, ma anche di provenienza diversa. La difficoltà della città di Bolzano è mettere insieme queste persone e creare una comunità. Noi abbiamo raccontato tuttora oltre il 50% degli abitanti che è nata fuori Bolzano, quindi è una comunità relativamente poco radicata nel territorio e abbiamo ovviamente la comunità di lingua italiana, gli abitanti di lingua italiana che hanno relativamente poche relazioni con il resto del territorio. Quindi una città anomala, una città strana, una città in cui grazie o a causa di questa situazione è facile che si creino presupposti per microconflittualità o per avversioni. Ecco, su questo abbiamo voluto lavorare molto, ci siamo impegnati sia nell'ambito civile sia nell'ambito extraurbano. Io sono il primo sindaco di questa città che riesce a comunicare abbastanza correntemente in lingua tedesca e questo mi ha consentito di raggiungere anche una certa familiarità con il resto del territorio e sono per l'appunto diventato a causa di questo anche vicepresidente del consorzio di comuni, quindi ho avuto un ruolo che in passato non aveva sindaco di Bolzano, ovvero provinciale, cercando di procurare questa situazione di dialettica comuni-provincia, perché se noi da soli contro la provincia che ha potere legislativo, quindi fa le leggi anche che ci riguardano, abbiamo una capacità relativa di intervenire, noi insieme agli altri comuni siamo sicuramente più forti. Fare squadra. Fare squadra è un po' lo slogan che abbiamo cercato di usare, una squadra che ovviamente ha funzionato molto bene in alcuni ambiti e meno bene in altri perché non sempre si riesce a fare gol, però è stata una squadra che veramente mi ha dato delle gratificazioni straordinarie. E fare squadra con persone di 8 partiti diversi, credo che sia tra l'altro una specie di record italiano, nonostante che il nostro paese sia specializzato nel diversificare le forze politiche, però sono governato questi anni con 8 partiti e credo di poterne andare fiero. Questa città non si limita a verificare presso i cittadini il risultato del lavoro del comune, io peraltro ricevo tutte le settimane una mattina ai cittadini senza bisogno di appuntamento, quindi ho un confronto diretto con la cittadinanza, ma abbiamo anche un monitoraggio semestrale fisso con un'agenzia nazionale che monitora altre 100 città d'Italia e sono i cittadini stessi che dicono attraverso questa indagine che cosa va e che cosa non va in comune. Bene, secondo questa indagine, da questa indagine noi traiamo le indicazioni per intervenire sulla cittadinanza. Per noi è importantissima la dignità della persona, noi abbiamo bisogno di avere in questa città persone che possono guardare con fiducia al loro futuro a prescindere dalle capacità o dalle potenzialità di ciascuno, ma ciascuno deve poter aspirare al meglio per se stesso. Affinché questo avvenga c'è bisogno di un substrato economico solido e quindi c'è bisogno di lavoro. Il lavoro si ha nel momento in cui c'è un'economia diversificata, un'economia sempre innovativa, infatti siamo entrati nel KIS per questa ragione, che è l'istituto creato dalla provincia per creare innovazione nelle attività del privato, con l'aiuto però di fondi pubblici. Interveniamo nelle iniziative di formazione e di innovazione dell'Accademia Europea e dell'Università e cerchiamo quindi di fare in modo che i nostri giovani, anche dopo aver studiato, possano fermarsi a lavorare a Bolzano, che è una cosa fondamentale per mantenere qui i nostri cervelli. Abbiamo questa aspirazione però anche di far sì che tutte le fasce di età riescano a trovarsi bene, è difficile in una città come la nostra, stretta tra le montagne, far convivere quelli che vogliono far fuori la sera e quelli che invece vogliono dormire, è uno dei grandi punti di discussione. Abbiamo provato, abbiamo
trovato anche delle soluzioni, abbiamo diversi centri giovanili che riescono a funzionare bene in quanto piccoli, è venuto meno il grande centro del cubo perché aveva dei costi ormai insostenibili, l'amministrazione deve stare attenta alle proprie tasche, non può permettersi di scialare, abbiamo davanti a noi un periodo difficile in cui probabilmente per la prima volta nella storia i bilanci degli enti pubblici diminuiranno anziché aumentare, cosa che invece è sempre avvenuta, e quindi la capacità di chi amministrerà in futuro sarà quella di riuscire a dare gli stessi servizi con la stessa qualità e abbozzando da servizi di alta qualità, ce lo dicono i nostri concittadini, oltre che le statistiche nazionali, con meno soldi, e questa sarà la scommessa più difficile. Per questo c'è bisogno di una classe amministrativa preparata, di gente che sa come si fa. Noi abbiamo, quando abbiamo cominciato con la mia giunta, eravamo 8 su 11 dei neofiti, adesso abbiamo fatto esperienza, credo che possiamo mettere questa esperienza a frutto a disposizione dei nostri concittadini. Grazie.